ti torna l'appuntamento dell'Istituto per la Competitività con le interviste di A Casa Con. Oggi siamo a casa con un burocrate, un professore di diritto costituzionale a Roma 3, Alfonso Celotto, che saluto e ringrazio. Sì, ciao, buonasera. Esatto, la burocrazia è anche in carne ed ossa, eh? È anche in carne ed ossa, esiste anche fisicamente, non è solo una figura leggendaria. Professore, lei ha studiato molto la burocrazia, ne parla spesso nei suoi interventi pubblici, in televisione, sui giornali. Cosa ci dice questa emergenza sulla burocrazia in Italia? Molte procedure, ad esempio difficoltà nello spendere le risorse individuate dal governo per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, ma in generale appunto l'idea di una burocrazia sempre molto complessa da gestire. È uno dei problemi fondamentali, del nostro paese anche in questa emergenza? Ma certo che sì, la burocrazia è da sempre un problema del paese. In fondo l'emergenza altro non è che un amplificatore e quindi in questo amplificatore si stanno amplificando problemi tradizionali. La burocrazia che nasce come garanzia del cittadino, perché è la garanzia della legalità, cioè di applicare le leggi in modo imparziale, uguale, automatico, è diventata nel tempo malata di almeno tre cose. Troppe leggi, troppi enti, troppi procedimenti. E queste cose le stiamo riguardando puntualmente in questo caso. Noi abbiamo troppi atti, troppe delibere, troppi DPCM, DL, ordinanze, troppi enti che hanno provato a fare le regole e a cercare di stabilire qualcosa e troppi procedimenti. D'altra parte, il procedimento è garanzia di buon andamento. Cioè, facciamo un esempio banale, 25 euro di buono spesa. Io non posso pensare di girare con un camioncino per strada e lanciare soldi. È denaro pubblico, mi servono procedure. Ma allora ecco che la procedura diventa complicata perché lo Stato decide, li manda le regioni li mandano i comuni devono fare delle graduatorie, a quel punto devono fare delle domande, delle procedure di erogazione, delle rendicontazioni, delle trasmissioni. E diventa molto complicato. E addirittura tutto questo costa come procedura quasi 25 euro a persona, il che è assurdo, no? Ecco, lo diceva pure il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nella conferenza stampa in cui annunciava questi fondi ulteriori per i comuni, diceva dobbiamo fronteggiare anche delle procedure che sono complesse, stiamo cercando di gestirle. Come se ne esce, a suo avviso, professore? Allora, noi possiamo parlare di casi simili che, di accuse gravissime contro la burocrazia di Cavour, di Crispi, di Giolitti, di Mussolini, di De Gasperi, cioè tutta la storia repubblicana, per poi arrivare più di recente ai ministri più recenti, Giannini, Cassese, Brunetta, Padre Griffi, La Bongiorno, tutti coloro che studiano la burocrazia si rendono conto che è una gabbia. Ovviamente adesso siamo in emergenza, per il possibile bisogna operare in deroga, ma dopo dovremo porci il problema serio, soprattutto mediante il digitale, perché un digitale fatto bene ci può superare la pluralità di enti e di procedure. Noi dobbiamo sognare una app semplice con cui il cittadino possa parlare con la pubblica amministrazione. Oggi, fra PEC, firme digitali, SPID, CIE, impazziamo anche lì. È la madre di tutte le riforme che l'Italia dovrà effettuare. Qualche anno fa lo disse un ex presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, e forse è ancora vero quella affermazione. È assolutamente la madre di tutte le battaglie, perché noi come cittadini siamo proprio anneghiamo nei moduli, nelle procedure, nelle burocrazie, per non parlare delle imprese, cioè noi dobbiamo rendere un paese più semplice. Certo, la riformite, cioè il fare riforme, cercare riforme, è una delle grandi malattie del nostro paese, riforme che poi spesso non hanno il tempo di entrare in funzione, perché una riforma non si fa in 15 giorni. Però io spero davvero che dopo questa emergenza, che in fondo ci ricorda l'emergenza bellica, no? Cioè come dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci metteremo di buona volontà a fare una ricostruzione tutti insieme, senza polemiche politiche, e le cose si faranno. Anche perché poi capita spesso che tu fai il ministro, avvii una riforma e a mezza strada cade il governo, arrivo io come ministro, la prima cosa è boicottare la tua riforma perché era dall'altra parte, ne faccio un'altra. Ma così non andiamo da nessuna parte, perché i problemi sono noti a tutti e sappiamo come risolverli. L'ultimissima, professore, a proposito di riforme, soprattutto nei primi giorni di questa emergenza ci sono stati problemi nei rapporti tra Stato centrale e le regioni, forse anche per via di quella che
la difficile distribuzione delle competenze effettuata con la riforma della Costituzione del 2001. È un problema, a suo avviso, bisognerà intervenire in questo senso con una riforma costituzionale che disciplini meglio i rapporti? Beh, anche qui, amplificatore di un problema noto. Noi abbiamo troppi livelli di governo, sono più di 20 anni che si parla di risistemare regioni, province, comuni, li abbiamo un po' cambiati, abolito le province, poi fatte riemergere, poi riabolite, poi rifatte, e siamo così in mezzo alla strada e ci accorgiamo di come, soprattutto in un caso del genere, manchi la clausola dell'interesse nazionale, cioè manchi un'unitarietà di indirizzo. Cioè, noi siamo arrivati al governatore della Lombardia che scriveva al Ministero degli Interni chiedendo istruzioni per sapere se si applica il DPCM o la sua ordinanza. Ovviamente, al di là del paradosso, è un costo burocratico inutile che non ci possiamo permettere. Allora, grazie davvero Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Grazie professore, buon lavoro. Facciamoci un augurio: non moriremo di coronavirus, ma non moriremo nemmeno di burocrazia. E davvero ci diamo a questo augurio. Grazie ancora professore. Con piacere.